dal 2011 è nato e si sta occupando dei problemi dell'alluvione e del dissesto idrogeologico. Siamo venuti qui, abbiamo incontrato il sindaco di Grottole, l'assessore al comune di Grassano, dopo di questo andiamo a Miglionico dove incontreremo qualcuno del comune di Miglionico, abbiamo sentito i sindaci di altri, le realtà di altri paesi nella parte di sotto, nonostante che quindi è accaduta una quantità di acqua così contenuta, ci sono tutta una serie di danni sul territorio, è evidente che questo è un territorio che non regge. In particolare sotto, nella parte diciamo, delle foci dei fiumi, ci sono stati questa volta meno problemi per una serie di circostanze diciamo, positive, fra queste intanto perché la quantità di acqua non era enorme, anche quella quantità però ha potuto defluire perché ci sono state altre due circostanze sotto. La prima è che per fortuna era tramontana e non era scirocco, vuol dire quindi che il mare ha potuto ricevere, mentre nelle alluvioni del 2011, per esempio, essendo scirocco, il mare ributtava dentro e non consentiva ai fiumi di defluire adeguatamente, nonostante tutte le motopompe. Vuol dire che proseguendo su questa linea è possibile diciamo, portare a casa ben altri risultati di cui c'è bisogno, però è un'indicazione importante. Secondo, serve immediatamente la dichiarazione di stato di emergenza per l'evento di questi giorni. Si mette in campo una capacità di intervento frutto dell'esperienza di questi anni. Bisogna dire ai cittadini cosa fare. Uno dei problemi, per esempio, che ci sono durante le alluvioni, cari comuni, come voi ben sapete, è che spesso i cittadini, essendo sfiduciati, non credendoci nel fatto che arriverà mai qualcosa, non fanno manco le segnalazioni dei danni, non fanno quello che devono fare in alcuni casi, e quindi per poi scoprire dopo che sono fuori dalla possibilità di avere provvedimenti, ma soprattutto tutto che non contribuiscono a quantizzare i danni. Aziende che sono isolate vanno assolutamente ripristinata la possibilità di arrivarci. Qui siamo in una delle aziende che sono isolate. Lo stato di calamità con i conseguenti, i sindaci sicuramente faranno la loro parte, noi faremo la nostra per chiedere immediatamente che la regione da oggi gli staremo dietro, segnali immediatamente, richiede lo stato di emergenza. Terza questione. Io devo annunciare che nei prossimi giorni sapremo fra qualche ora se sarà dopodomani pomeriggio o venerdì mattina, il presidente della regione Basilicata viene a tenere un incontro pubblico con il Comitato per la Difesa delle Terre Ioniche, con l'invito a tutti i sindaci a essere presenti naturalmente quel giorno, nella sala consiliare del Comune di Bernalda, esattamente sul tema dell'assetto idrogeologico e delle alluvioni. Esattamente a fine luglio dell'anno scorso noi facemmo una iniziativa pubblica alla fine di 15 giorni di mobilitazione in cui proponemmo alla regione delle cose precise, quattro cose secche, che sono due interventi su cui non c'è bisogno di soldi e due su cui c'è bisogno di soldi, mettiamole così, quelli senza soldi. Abbiamo chiesto alla Regione di istituire un livello di coordinamento sulla questione dell'assetto idrogeologico e delle alluvioni. La prima cosa che abbiamo chiesto alla Regione, costituisci un livello di coordinamento che noi chiediamo sia fatta non presso l'assessorato. Cioè, la competenza generale della regione, mi serve una conferenza regionale che interviene per prevenire e mettere in sicurezza, non per inseguire i problemi dopo. Ed è la seconda proposta che abbiamo fatto. La terza è un accordo per dare risposte a chi ha avuto, ai privati che hanno avuto i danni. Mettere in sicurezza quelle che abbiamo, perché non è concepibile da qui a Grassano, non ci posso uscire da qui a Milione, non ci posso uscire, e andiamo a fare delle opere mega galattiche tipo quelle che sono state fatte fino a mo', che secondo me potevano anche essere evitate. Certo, quindi la grande parola d'ordine su cui dobbiamo lavorare insieme, sindaci, cittadini e movimenti in questi giorni è mettere in sicurezza il territorio, questa è l'opera strategica di cui abbiamo bisogno in Basilicata, perché porta lavoro, perché garantisce il fatto che se fai un investimento in un'azienda lo vedi valorizzato e non perso. Perché qui sono stati fatti su questa strada, poi già ti dico quanto sono stati spesi, già all'inizio fu speso 60.000 euro per fare
60. Poi avemmo, questo diventò dell'Alsia, ce lo diede a noi, che abbiamo speso altre 50, 70 e 50, sono già 120. Siamo intervenuti altre 4-5 volte, gabbionatore, 20.000 euro dei gabbioni. Abbiamo speso 200.000 euro, questo è un risultato. Che vengono perché feste. Se non si fanno altri tipi di lavori nel contesto, non serve a niente, la strada non regola. Allora, quindi... Non hanno spelli chiuso, io non lo posso più spendere. Prima cosa, abbiamo chiesto una misura di anticipazione su queste somme per venire incontro intanto alle famiglie maggiormente in difficoltà che hanno subito i danni. Ok, vi dico che su tutte queste quattro cose la regione, sono passati 8 mesi, ahimè, secondo noi ne bastavano 2 o 3. Diciamo che sono passati 8 mesi, il Presidente della Regione Basilicata verrà nella sala consigliera di Bernalda a portare gli atti amministrativi che la Regione ha già compiuto e sta compiendo per rispondere a queste proposte. Non era questa la situazione, era molto inferiore, sia qui sia per il problema che ho dall'altra parte dove ci sono 2 famiglie isolate erano. E quindi abbiamo fatto già la segnalazione alla Regione, in prefettura, a tutti gli organi di competenza. Oggi, stamattina, abbiamo fatto giunta dove la Giunta invita la Regione a chiedere l'emergenza, prendendo atto di quello che è successo sul nostro territorio. Quindi questi sono già, diciamo, gli atti formali che ho fatto. Stamattina mi ha già chiamato l'ingegner Carvello, che è il dirigente per quanto riguarda l'assetto del territorio, e lui credo che oggi o tra dove e domani verranno anche da Matera per cercare di capire quello che è successo a Gro. Queste sono le cose imminenti che tra sabato e oggi sono state fatte.